iPod è uno strumento per il coding dedicato ai bambini, per sviluppare il senso critico, la creatività, il problem solving e lo storytelling. Nelle prime sperimentazioni presentiamo l'applicazione a un piccolo gruppo di bambini, per scoprire insieme il suo utilizzo. I bambini trovano sul tavolo le tessere disposte per colori che corrispondono alle azioni e il tablet. L'insegnante incoraggia i bambini nell'esplorazione delle tessere con domande: come sono fatte? Cosa raffigurano? Come possiamo usarle? I bambini le osservano, provano ad incastrarle ed esprimono idee e ipotesi sull'utilizzo dei vari elementi. I bambini cominciano a creare brevi stringhe scegliendo le tessere in base alle azioni raffigurate. Decidono poi di riprodurre i movimenti mostrati nelle tessere con il loro corpo. Agire la programmazione con il corpo facilita la comprensione della successione dei diversi step che compongono la stringa. Le stringhe, infatti, determinano le azioni dei personaggi all'interno dell'applicazione. Una volta compreso questo passaggio, i bambini con l'insegnante iniziano la scoperta dell'applicazione con il tablet, scegliendo sfondi e personaggi. L'insegnante chiede ai bambini che azioni vogliono compiere i personaggi e come possono farlo utilizzando le tessere. Le stringhe create con le tessere vengono ora acquisite con il tablet e i personaggi prendono vita. A questo punto per i bambini si aprono infinite possibilità di sperimentazione.